Salve a tutti i gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo undicesimo appuntamento di Polis, il primo piano sulla politica a cura di Come Don Chisciotte. Abbiamo deciso di intitolare la puntata di oggi Polizia di Stato o Stato di Polizia in riferimento al nuovo pacchetto sicurezza che il Consiglio dei Ministri ha approvato la scorsa settimana, che sta trasformando in chiave sempre più militarista la nostra società. Prima però partiamo con le notizie della settimana come di consueto. Io sono Massimo Antonino Cascone e questa è la nostra sigla. Allora, come vi dicevo, partiamo con le notizie della settimana. Rispetto alla scorsa puntata, vi do subito due aggiornamenti. Il primo riguarda i numeri dello sciopero che lo scorso 17 novembre è stato indetto da CGIL e UIL. Secondo i dati forniti dai due sindacati, il concentramento a Piazza del Popolo a Roma ha visto la partecipazione di circa 60.000 persone, nonostante la precettazione di Matteo Salvini, che comunque ci ha tenuto a dire la sua anche successivamente allo sciopero, parlando di un'esigua minoranza di lavoratori. In piazza anche una delegazione del PD e del Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che lo sciopero era stato indetto contro la manovra finanziaria e ha interessato per 4 ore il settore dei trasporti e per 8 ore quello dell'impiego pubblico, la scuola, la sanità e le poste, ovviamente su tutto il territorio nazionale. Secondo aggiornamento riguarda invece le mobilitazioni pro-Palestina che si sono avute nel nostro paese, che si hanno ormai da settimane. Dopo i portuali di Genova, anche a Salerno alcuni manifestanti hanno bloccato l'ingresso del porto per impedire il carico e lo scarico delle merci della Tyrrhenian Container, nave diretta a Israele con a bordo armi, che proprio la scorsa settimana, come vi avevamo fatto vedere, era stata bloccata per alcune ore nel capoluogo ligure. Piccole azioni che però danno il senso dell'unità dei cittadini italiani rispetto alla questione palestinese. Altra notizia sicuramente positiva riguarda inoltre il divieto di produzione e distribuzione della cosiddetta carne sintetica o carne coltivata. Dopo l'ok del Senato e successivamente della Camera, il 17 novembre questo provvedimento, questo divieto è diventato legge. Pesantissime le multe per chi violerà il divieto di produrre, trasformare o commercializzare la carne coltivata sul suolo italiano. La sanzione minima parte da 10.000 euro che sale a 60.000 nei casi più gravi o addirittura 150.000 euro per gli stabilimenti di grandi dimensioni e con i più alti fatturati. Le sanzioni accessorie comprendono la confisca della merce e la chiusura degli stabilimenti da 1 a 3 anni. Notizia sicuramente positiva, come dicevamo, che però si inserisce in un clima tragico, dato il momento storico che stiamo vivendo. Secondo l'ultimo rapporto Caritas, infatti, la povertà è oramai un fatto strutturale. Si contano oltre 5 milioni e 674 mila poveri assoluti, con un più 357 mila rispetto al 2021 in Italia, un dato che corrisponde al 9,7% della popolazione. Praticamente una persona su 10 oggi non ha accesso a un livello di vita dignitoso. A rischio povertà ed esclusione sociale sono invece ben 14 milioni e 300 mila persone, pari quasi al 25% della popolazione totale sul nostro suolo. L'Italia, sottolinea il report, risulta essere il paese in Europa con la trasmissione intergenerazionale delle condizioni di vita sfavorevoli più intensa. Chi nasce povero in Italia molto probabilmente lo rimarrà anche da adulto. A contribuire a questa situazione, permettetemi di dirlo aberrante, c'è sicuramente la questione del lavoro, con una disoccupazione preoccupante, livelli di disoccupazione preoccupanti e un salario che non permette ai lavoratori di poter far fronte all'aumento del costo della vita. Sulla questione del salario, il 16 novembre la maggioranza parlamentare ha delegato al governo
ad adottare entro 6 mesi una serie di decreti legislativi in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva, allo scopo di dare attuazione a quanto sancito nell'articolo 36 della nostra Costituzione, che prevede che ogni lavoratore abbia una retribuzione proporzionata e sufficiente. Secondo le opposizioni, però, così facendo il governo vuole aggirare la questione del salario minimo, di cui si è molto discusso prima dell'estate e anche nelle scorse settimane. Riguardo a quello che è l'argomento centrale di puntata di cui parlavamo all'inizio e che approfondiremo a breve, c'è da segnalare appunto l'approvazione del Consiglio dei Ministri del 17 novembre del cosiddetto pacchetto sicurezza, comprendente 2 disegni di legge con al centro il rafforzamento del clima securitario e militaresco a cui la destra ci sta abituando. Nella seconda parte della trasmissione scenderemo nel dettaglio del contenuto del pacchetto, che viaggia di pari passo con il rafforzamento dell'operazione Strade Sicure e della sua costola Stazioni Sicure, nonché delle dichiarazioni del ministro Crosetto sulla possibilità di creare un'unità di riservisti composta da 10.000 civili addestrati da attivare in caso di necessità, di cui abbiamo accennato anche nello scorso appuntamento. Chiudiamo infine con quelli che sono gli aggiornamenti europei. Si complica la questione delle concessioni balneari. La scorsa settimana la Commissione europea ha recapitato ufficialmente una lettera a Roma che dà il via alla procedura d'infrazione. Ad ottobre, se ricordate, era stato inviato alla Commissione europea dal governo un rapporto del tavolo tecnico balneari, secondo cui la quota di aree occupate dalle concessioni balneari equivale in Italia al 33% delle aree disponibili, percentuale che renderebbe inapplicabile la direttiva Bolkestein per mancanza del requisito della scarsità di risorse da liberalizzare, ovviamente. Ebbene, secondo la Commissione, il rapporto non riflette una valutazione qualitativa delle aree in cui è effettivamente possibile fornire servizi di concessione balneare e non tiene conto delle situazioni specifiche a livello regionale e comunale. Tutto da rifare, insomma, per il governo, per salvare i nostri stabilimenti dalle grinfie del capitale estero. Il 21 novembre, inoltre, il documento programmatico dell'Italia contenente le previsioni di bilancio per il 2024 è stato giudicato dalla Commissione europea non pienamente in linea con le raccomandazioni del Consiglio, così come quello di altri 8 paesi, tra cui Germania e Francia. In poche parole, la legge di bilancio su cui si sta dibattendo proprio in questi giorni in Parlamento e che ha scatenato le opposizioni, si parla addirittura di 2.600 emendamenti, di cui oltre 1.100 solo del PD, questo documento programmatico non piace totalmente all'Europa, che anche in questo caso chiede al governo italiano di uniformarsi alle raccomandazioni. Chiudiamo con il botto, perché dopo un tira e molla infinito, Giorgia Meloni ha purtroppo aperto alla ratifica del MES, del Meccanismo di Stabilità Europeo, che potrebbe arrivare la ratifica entro dicembre. Secondo la nostra Premier, però, prima bisogna trovare un accordo per l'approvazione del nuovo patto di stabilità. Insomma, una calata di braghe su tutta la linea. Adesso il servizio di puntata. È una trasformazione del paese sempre più evidente quella messa in atto dal governo Meloni a distanza di oltre un anno dall'inizio del mandato. Cominciata con il decreto Rave, trasformato in legge alla fine del dicembre 2022, e proseguita con una serie di misure sempre più restrittive delle nostre libertà, la metamorfosi da democrazia a stato di polizia trova il suo compimento nel pacchetto sicurezza. La destra è pronta a rendere strutturale ciò che per 3 anni è stato eccezionale. Con le nuove misure approvate dal Consiglio dei Ministri si gettano le basi per la militarizzazione della società, che viaggia a braccetto con il controllo costante che abbiamo denunciato nelle scorse puntate. Se infatti il disegno di legge dovesse passare così com'è, nuovi reati e pene più severe verranno inseriti all'interno del codice penale, andando a colpire chi, a torto o ragione, manifesta il proprio dissenso. Inoltre, gli agenti delle forze dell'ordine potranno detenere armi private quando non sono in servizio. Si tratta di circa 300.000 nuove pistole, pronte ad essere introdotte nella nostra quotidianità. Una priorità, come l'ha definita l'esecutivo, che rientra nella più ampia implementazione dell'intero comparto militare italiano, che deve adeguarsi agli standard NATO per difendere i valori occidentali in tutti gli scenari presenti e futuri.
E questo ciò che si augurano Giorgia Meloni e il suo fidato Crosetto, il quale la scorsa settimana ha alzato l'asticella parlando addirittura della creazione di un organico di 10.000 unità di volontari riservisti, pronti ad essere attivati in caso di necessità. L'Italia si prepara alla guerra, dunque. La nostra denuncia è che si potrebbe colpire soprattutto i nemici interni, tutti coloro che da troppi anni mettono in discussione l'attuale folle totalitario status quo. Allora, eccoci tornati in studio. Insomma, questo servizio di puntata già ci trasporta immediatamente nel cuore del dibattito che parte necessariamente da quello che è il pacchetto sicurezza che, come dicevamo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, precisamente il 17 novembre, anche perché il contenuto di questo pacchetto sicurezza, devo essere onesto, ha iniziato a spaventarci. Io prima però di dare la parola ai miei ospiti, che saluto, il professor Luca Lanzalago, buongiorno. Buongiorno a tutti. E l'avvocato Umberto Del Noce, buongiorno. Buongiorno. Ecco, prima di darvi la parola, vorrei andare subito con il primo contenuto di puntata che, insomma, fa capire quelli che sono gli animi del centrodestra. Prego, Giulio. Noi arriviamo ovunque. Noi vigiliamo di continuo. Noi navighiamo oltre la tempesta. Noi ci addestriamo, sempre. Noi voliamo veloci verso il futuro. E tutto questo per l'Italia. Forze Armate, missione sicurezza. Ecco, questo è uno spot celebrativo delle forze di sicurezza italiane che è stato prodotto, è stato diffuso il 4 novembre, quindi perfettamente in scia poi di quello che è il pacchetto che è stato oggi approvato e in generale di una serie di manovre di cui parleremo. Professore, vengo subito da lei perché so che ha preparato uno schema riepilogativo un po' di quello che è il contenuto di questo pacchetto sicurezza. Allora, ci dobbiamo spaventare? Preoccupare sicuramente e altrettanto sicuramente vigilare, perché le misure prese, e adesso vedremo, se considerate singolarmente appaiono quasi logiche in alcuni casi, ma l'intero pacchetto prefigura invece uno scenario ben diverso. Quindi sì, alzare il livello di guardia, sicuramente. Ecco, allora direi se Giulio può mandare il secondo contenuto, così lo commentiamo insieme. Prego, professore. Sì, questo è il pacchetto sicurezza. Le misure sono estrapolate da una fonte più che affidabile, nel senso che è la fonte ufficiale, il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 16 novembre. Vediamo, ecco, le misure, vorrei evitare la lista della spesa, quindi frammezzerò con qualche commento, perché le misure sono tante, cioè è corposo come pacchetto, disegno di legge. Quindi primo, maggiori sanzioni per chi impiega minori nell'accattonaggio, consentita la detenzione di madri, soprattutto se recidive, con bambini di inferiore età, madri che ovviamente commettono reati, non in generale. Sarà il giudice a valutare l'opportunità della detenzione, che finora era invece assolutamente proibita. Ora, queste due prime misure sono chiaramente finalizzate ad arginare i fenomeni di accattonaggio, ma soprattutto di borseggio nelle metropolitane, sui mezzi pubblici, nelle grandi città. Ci sono due siti
su YouTube sono facilmente consultabili, e cioè Milano Bella da Dio e Cicalone Simone, che illustrano con numerosissime, oltre ad altri canali, però questi sono quelli che si stanno impegnando maggiormente, con numerosissime clip, questi fenomeni di microcriminalità nelle grandi città. Terzo, introdotto reato di occupazione abusiva di abitazione. Qua siamo davanti a una misura altamente ambigua, perché non è diretta agli squatter, a quelli, no, che occupavano le case disabitate, ma sembra apparentemente, questa è l'ambiguità che caratterizza tutto il provvedimento, diretta a chi soprattutto nei quartieri popolari approfitta, per esempio, sono casi che sono venuti sui giornali, approfitta dell'assenza del proprietario di un appartamento, perché che so io, ricoverato in ospedale, ne approfitta per occupare l'appartamento. Quindi ecco, sono le due facce. Siamo al quinto, blocchi stradali diventano reato. Anche qui l'obiettivo, il target è chiarissimo, sono gli attivisti della ambientalisti di ultima generazione e associazioni simili che in Italia, ma non solo in Italia, bloccano il traffico sulle grandi arterie, creando enormi disagi. Ecco, anche qui l'ambiguità, insisto molto su questo perché bisogna stare attenti a questo. Se uno vede queste misure dice, beh, ma in fondo ha ragione, perché questi blocchi stradali sono effettivamente, fra l'altro non so se avete visto le clip, c'è anche una discreta arroganza da parte di questi manifestanti. E solo che un blocco stradale potrebbe essere invece una manifestazione, per esempio, di lavoratori licenziati. Procediamo. Aggravamento della pena per violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale. Anche qui il provvedimento può sembrare ragionevole, però recentemente negli anni passati, non saranno nei giorni o nelle settimane, ma per un bel po' di anni non ci sono stati casi di lesioni gravi a pubblici ufficiali. Quindi anche qui l'aggravamento non si spiega. Aggravamento della pena per chi in bratto danneggia beni mobili o immobili in uso alla polizia o altri soggetti pubblici. Di nuovo l'obiettivo, chi sono gli ambientalisti, che dipingono con vari colori, monumenti, facciate, l'avevano fatto, se non sbaglio, anche del Senato. Quindi sono delle misure ad personam, dove la persona non è avvantaggiata, ma svantaggiata, no? Di solito si usa l'espressione misura ad personam, legge ad personam, per dire legge che facilita, agevola qualcuno. Qua invece sono ad personam, nel senso che sanzionano specifici gruppi, molto particolari. Procediamo, e qua si inizia ad andare un po' sul pesante. Introduzione di un nuovo reato per chi organizza o partecipa, quindi cioè organizza o partecipa a una rivolta in carcere o in centri di permanenza per i rimpatri, quelli per gli immigrati. Ecco, questo vuol dire che si lascia ampia discrezionalità di decidere e che cosa sia esattamente una rivolta, cosa sia una protesta, e quindi si apre la strada per una repressione e nei CPR e nei carceri, che potrebbe anche risultare immotivata. Fra l'altro sul carcere dopo volevo fare un brevissimo approfondimento. Procediamo, introduzione di un nuovo reato per chi istiga alla rivolta, istiga, notate, non organizzo o partecipa, ma semplicemente istiga alla rivolta anche dall'esterno del carcere e del centro di permanenza per rimpatri per immigrati, con scritti diretti ai detenuti. Quindi semplicemente istigare, il suggerire, no, ribellatevi, non accettate
quello che sta succedendo diventa reato. La misura più discussa, questo una veloce rassegna attraverso Google sulla stampa, questo sta suscitando e ha suscitato notevolissimo dibattito e dissenso, possibilità per i poliziotti di portare con sé un'arma da fuoco privata anche senza licenza quando in borghese è al di fuori dell'orario di servizio. Allora, quando in borghese si può anche capire, nel senso che se uno poliziotto sta facendo un servizio in borghese, come capita spesso, perché dovrebbe essere disarmato? Al di fuori dell'orario di servizio lascia alquanto perplessi, ma soprattutto quello che lascia perplessi è la motivazione utilizzata per giustificare questa misura, che ripeto qui è davvero inquietante. La motivazione è che, scusate, viene da ridere, anche se c'è ben poco da ridere, è che l'arma di servizio, le armi, le pistole sostanzialmente, sono troppo pesanti e ingombranti. Quindi compratevi, prendetevi delle armi più piccole, maneggevoli, no? Che è una scusa francamente ridicola, è ridicola. Ci avviciniamo verso il termine stanziamento di 1,5 miliardi di euro per i comparti di pubblica sicurezza e infine estensione da 3 a 10 anni, che è tanto, del periodo entro cui può essere revocata la cittadinanza. Revocata la cittadinanza, quindi vuol dire che automaticamente serviranno permessi di soggiorno, espulsioni, eccetera, eccetera, nei confronti di immigrati che hanno compiuto reati. Ecco, queste sono le misure principali. Vorrei soffermarmi su un punto, su due, tre punti, poi mi taccio. Primo punto l'abbiamo già visto, cioè si mettono insieme alcuni provvedimenti che possono essere anche ragionevoli, perché, ripeto, se si guardano questi filmati che ci sono su YouTube si vede benissimo la situazione delle metropolitane milanesi e romane, così come non è che queste donne sostanzialmente sono sempre rom siano incinta per caso, le mandano apposta a rubare incinta, perché così non erano, perché adesso invece lo sono, non erano perseguibili. Quindi ci sono, e via via, no? Ci sono, quando uno vede anche qui filmati telegiornali dove ci sono vecchietti che si trovano la casa occupata perché sono stati un mese e mezzo in ospedale, uno dice: beh, ma questo non è giusto, anche perché poi di solito queste occupazioni vengono gestite da reti di malavitosi locali. Quindi si mischiano, si mettono assieme misure apparentemente logiche con invece misure che sono molto più repressive. Quindi punto uno, e questo mix, a mio parere, non è affatto casuale. Punto 2. Prevale quello che caratterizza poi proprio lo stile di policy dei italiano, in particolare, non solo, ma in particolare quello italiano, cioè l'idea che, fatta la norma, non trovato l'inganno, ma eliminato il reato. E questo lo notava, vorrei il ministro Nordio, che ha fatto una sua apparizione, se non sbaglio, a Padova, subito dopo questo caso tragico della ragazza uccisa, e il ministro Nordio, quindi il ministro della giustizia, dice: le norme non sono sufficienti. Cioè non è che, siccome io faccio una legge, automaticamente elimino il problema. Quindi qua invece l'idea alla base, il paradigma di base, è quello che viene chiamato dai sociologi il paradigma ordinamentale. Io, no, trasformo la mia volontà, o la volontà anche della popolazione più generale, in una norma e automaticamente ho risolto il problema. Terzo punto, ed è qui che volevo parlare un attimo delle carceri. Allora, se voi guardate, c'è, allora, primo stanziamento, cioè danno più stipendi anche alle guardie carcerarie. Fra l'altro è proprio in corso, verificavo, c'è una rivista online delle guardie carcerarie, è proprio in corso la
contrattazione su questo. Quindi danno più soldi alle guardie carcerarie e vietano rivolte, penalizzano, sanzionano rivolte all'interno del carcere. Uno dice bene, no, va bene, funziona tutto. No, non funziona assolutamente nulla, perché nelle carceri si stanno da anni, ma crescendo, verificando numerosissimi, parliamo di cifre intorno alle, a tre cifre, quindi centinaia di casi di suicidi di detenuti e di guardie penitenziarie, che non sono casi isolati, iniziano a essere una regolarità. Quindi nelle carceri ci sono sì guardie e ladri, ma ci sono soprattutto vittime da tutte e due le parti, perché se una guardia carceraria, e sono tante, si suicida, non è perché ha lo stipendio basso, i motivi sono altri, è perché probabilmente l'organizzazione del lavoro e della vita, perché sono istituzioni totali, quindi della vita all'interno delle carceri, è umanamente insostenibile. Però qua che cosa si fa? La logica è questa, cioè ti do più soldi e vieto le rivolte e non vado al nocciolo del problema, che invece è quello di una qualità del lavoro, e ripeto, della vita, perché sono istituzioni totali queste, che è umanamente, psicologicamente insostenibile e vessatoria. Per adesso, spero di essere stato chiaro. Chiarissimo, professore, assolutamente, anzi aggiungo un altro dato, che c'è una percentuale del 121% di sovraffollamento nelle carceri italiane, ho controllato proprio in questo momento, questo indica che piuttosto che stanziare nuovi fondi per aumentare gli stipendi, sarebbe meglio in qualche modo o implementare il numero delle carceri o comunque ristrutturare completamente quelle esistenti per garantire anche una pena più dignitosa, che tra i suoi scopi anche quello poi di dare la possibilità a chi è in carcere di essere riabilitato alla vita sociale. Invece vivere in condizioni di sovraffollamento e anche di degrado sicuramente non va in questa direzione, e anzi aumenta anche forse le cause dei suicidi, come giustamente diceva lei. Quindi è chiaro che il governo cerca di mettere un tappo a una falla che è molto molto più grande. E lo fa forse probabilmente semplicemente perché la destra punta sulla risoluzione facile dei problemi, anche e soprattutto per poter fare poi campagna elettorale. Umberto, vengo da te per chiedere anche a te la tua opinione rispetto a quanto analizzato il professore, e più in generale sull'andamento intrapreso e che soprattutto nelle ultime due settimane stiamo cercando di analizzare in profondità, perché la scorsa settimana il professore ci ha parlato di queste dichiarazioni di Crosetto rispetto alla possibilità di creare un'unità di riservisti italiani, di 10.000 unità addirittura. C'è un rafforzamento dell'operazione Strade Sicure, con questo governo praticamente si è invertito un trend che invece era stato iniziato dal governo Conte e proseguito dal governo Draghi, che vedeva una riduzione dei militari nelle nostre strade. Invece questo governo ha di nuovo aumentato e vuole continuare ad aumentare il numero di militari. Addirittura Salvini durante la campagna elettorale parlava di portare a 7.000 il numero di militari per le strade, quando al momento del governo Draghi ce n'erano 5.000. Addirittura poi è stata creata la costola di operazione Strade Sicure, che si chiama stazioni sicure, perché appunto sappiamo che le stazioni spesso, come diceva il professore, ci sono molti immigrati che rubano, oppure comunque sono zone in cui c'è un forte aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti, di sostanze illegali. Adesso arriva questo pacchetto sicurezza e una militarizzazione che poi va di pari passo con il controllo sociale anche attraverso l'uso di tecnologie. Allora, che prossimo futuro ci aspetta secondo te? Qual è la tua opinione rispetto a tutto ciò? Quale futuro ci aspetta? Diciamo, non saprei dirlo. Diciamo che secondo me sì, diciamo, da un certo punto di vista, da un punto di vista interno, questo pacchetto di sicurezza diciamo è la manifestazione di una destra che fa la destra e che in qualche modo reputa
che il valore principale della vita sociale sia appunto la sicurezza e che questa corrisponda a un aumento di controllo. Che io non sono affatto sicuro che un inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati, l'aumento della militarizzazione sul territorio effettivamente aumenti la sicurezza, e non aumenta neanche la sicurezza percepita, perché paradossalmente secondo me aumenta la percezione di un'emergenza, no? E in un certo senso, ecco, diciamo, da un punto di vista delle pene, non credo che diciamo, il principio fondamentale per il nostro ordinamento è che la pena sia proporzionata all'offesa. Quindi non credo che un aumento delle pene indiscriminato o sopra una certa soglia sia effettivamente efficiente, anzi credo che sia controproducente. E anche diciamo così, l'istituzione di nuovi reati, in un certo senso ogni volta mi ha fatto ripensare alle parole di San Paolo, no? Cioè non esisteva il peccato prima della legge, e nel momento in cui mi è stato detto non concupire, in qualche modo ho conosciuto la concupiscenza. Quindi in questo senso, ecco, questa istituzione di nuovi reati, per esempio quello di divieto delle rivolte nelle carceri, però ci mostra il peccato, il peccato di istituzioni e istituti in cui la vita è di fatto impossibile, un po' per il sovraffollamento e un po' anche per l'istituzione in sé, perché la privazione della libertà è qualcosa comunque di innaturale, qualcosa di molto violento. Io ho avuto la possibilità di visitare le carceri a Torino ed è un ambiente estremo ed estremamente inumano in un certo senso. Poi io diciamo non esiste una soluzione, no, alla domanda a una società perfetta o comunque però è evidente che il carcere sia per sua natura un'istituzione in qualche modo inumana, in cui gli esseri umani privano della libertà altri esseri umani, a prescindere dalle responsabilità di questi. E questo di base crea una struttura in cui la vita è sicuramente molto pesante, e quindi è responsabilità, in un certo senso, dello Stato quello di trovare strumenti e vie per renderla più umana, no? E quindi di veramente far sì che l'esperienza del carcere sia un'esperienza di rieducazione in vista di un reinserimento sociale e non di un parcheggio temporaneo, no? E di mera punizione fine a se stessa. E questo vale anche per i CPR, cioè da un certo punto di vista, no, si permette si crea questo fenomeno di un'immigrazione in misura ovviamente difficile da gestire, e quindi si creano queste strutture di contenimento simili alla. In entrambi i casi poi la soluzione per la maggiore sicurezza è vietare la rivolta, ma il semplice vietare la rivolta mostra secondo me il peccato originario in merito a questo, cioè la inumanità della struttura. Poi diciamo la misura per esempio del permettere agli agenti di portare armi anche senza licenza fuori servizio, fondamentalmente, in qualche modo a me preoccupa per un aspetto, diciamo, sottile, cioè a un certo punto dell'età moderna lo Stato ha deciso
di tenersi il monopolio della violenza. Una volta chiunque poteva possedere un'arma, di fatto a un certo punto è stato detto soltanto lo Stato può avere le armi, quindi lo Stato ha il monopolio della violenza. Ma nel momento in cui un poliziotto, un agente della pubblica sicurezza smette la divisa, teoricamente dovrebbe diventare o tornare ad essere un cittadino privato. Ma il consentire senza licenza a un agente di pubblica sicurezza di tenere un'arma, di fatto significa fotografare creare due classi di cittadini, perché in qualche modo ai poliziotti viene concesso di mantenere la possibilità di esercitare questa violenza armata anche da pubblici, da privati cittadini. Quindi a me quello che preoccupa di questo è questo: creare una categoria di cittadini che possono essere sempre armati a prescindere da esigenze concrete o da situazioni effettive di pericolo, ma per il semplice fatto di essere nella classe degli agenti di pubblica sicurezza. Invece, per quanto riguarda l'idea di creare questo esercito di riservisti, secondo me si pone su un piano diverso, che non è tanto un piano di sicurezza interna quanto internazionale, e soprattutto secondo me quello che è preoccupante è che tradisce il fatto che probabilmente si reputa che ce ne sarà bisogno, per cui credo che effettivamente ci siano dei discorsi che vanno avanti nelle alte sfere dell'amministrazione dello Stato, per cui è evidente che uno scontro militare fra blocchi e, se non possibile, molto addirittura molto probabile, e effettivamente l'Italia è in una situazione militare arretrata, per cui viene in qualche modo invitata a creare una massa di militari tale che in caso di scontro sul territorio possa avere qualche possibilità di resistenza. Quindi ecco, tutto questo per dire che secondo me l'insieme di queste informazioni tradiscono da una parte una grande paura e dall'altra la consapevolezza che effettivamente uno scontro può essere in vista. Ecco, quindi che cosa ci attende? La tua domanda iniziale, credo che, ecco, come diceva il professore, tutto suggerisca la necessità di essere vigili, non cedere alla paura, ma rimanere vigili. Ecco, se posso dire su quest'ultima cosa dei riservisti, io tra virgolette spero che tu abbia ragione, non che mi auguro che scoppi la terza guerra mondiale o che addirittura si arrivi a degli scontri sul nostro territorio, ma la mia paura è che con questa scusa, tra virgolette, con questa preoccupazione costante che a livello internazionale la situazione geopolitica possa peggiorare e anche, diciamo, repentinamente, in realtà si va a instaurare un regime militaresco che potrebbe servire, e spero di no, per invece andare a impaurire, limitare, frenare quello che è il dissenso, che così come è nato negli scorsi anni per la pandemia e per il Green Pass, potrebbe nascere in un prossimo futuro, vuoi per un'ennesima dichiarazione di emergenza pandemica, vuoi per una dichiarazione di emergenza climatica, andando ad erodere fortemente le nostre libertà. Quindi la mia preoccupazione principale da questo punto di vista è che in realtà la questione geopolitica venga utilizzata come leva per in realtà andare a porre in essere dei meccanismi da attivare soprattutto nei confronti del dissenso interno. Non so se è meglio che hai ragione tu o che l'abbia io, e in entrambi i casi la situazione è veramente preoccupante. Su questo, ma io sono anche d'accordo con te, secondo me la mia ipotesi, diciamo, non esclude la tua, perché poi certo, le cose vanno a braccetto. Diciamo che molto probabilmente, in effetti, e anche sicuramente come dici tu, da un punto di vista interno, comunque dal punto di vista del controllo del dissenso, questo
è sicuramente uno degli elementi che motiva sottilmente poi tutto questo pacchetto di, tra virgolette, sicurezza e questo clima, no, di militaresco che si sta affermando sempre di più. Quindi diciamo che appunto le nostre due posizioni non credo che siano in contrasto, ma che siano in qualche modo complementari, due facce della medesima situazione. Sì, assolutamente, purtroppo è giusto così. Bene, abbiamo, diciamo, affrontato abbondantemente questo argomento, che poi sicuramente ritornerà, anche perché la destra sappiamo che da questo punto di vista non ci farà attendere magari altre implementazioni di questo tipo. Comunque questo è un disegno di legge che deve essere discusso, quindi ritorneremo poi a parlarne non appena ci saranno anche delle modifiche importanti da sottolineare. E veniamo, diciamo, a quella che è il secondo argomento, la seconda domanda per entrambi, e come nelle ultime puntate vi chiedo se c'è qualche altra notizia interessante. Io personalmente ho trovato importante anche parlarne per quanto riguarda l'apertura di Giorgia Meloni sul MES, piuttosto che la questione balneari. Professore, che ci dice? Ma l'apertura di Giorgia Meloni sul MES, l'avevamo, è brutto dirlo, ma l'avevamo prevista. E fra l'altro non solo perde un'occasione storica per imprimere una svolta alla storia politica europea, ma per di più commette politicamente un errore madornale, cioè scambia una misura permanente con una misura temporanea, cioè l'entrare nel MES, il sottoscrivere il MES è una misura permanente che vincola lei e vincolerà anche i governi futuri, mentre invece trovare il modo di aggirare il patto di stabilità per quest'anno è temporanea. D'altronde i tempi per ridiscutere il trattato sul patto di stabilità non ci sono, quindi questo è un errore politico serio, cioè una misura permanente versus in cambio di una misura temporanea. Erroraccio, proprio errore politico grave, molto grave, soprattutto perché arriva da parte di una persona che fino a pochissimo tempo fa ha dato prova di notevole lungimiranza e anche direi scaltrezza politica, ecco, dove scaltro è un complimento, non? Punto 2, ecco, sui balneari, sì, una notizia che conferma quello che si è detto nelle altre puntate, conferma anche quanto ci siamo detti in una riunione, diciamo, privata, cioè la riunione di preparazione che facciamo regolarmente per la puntata con Massimo Cascone, sulla questione dei balneari. Allora, la tesi che noi abbiamo sempre sostenuto e di cui io sono profondamente convinto, fra l'altro perché vivendo al mare vedo, conosco la situazione, è che fare queste aste per le concessioni balneari non significa semplicemente far cambiare il titolare dello stabilimento balneare, sostituire la famiglia che magari ha è titolare di quello stabilimento da due, tre generazioni con una multinazionale, ma sradicare un patrimonio e distruggere un patrimonio locale, territoriale. Ecco, una notizia che esemplifica chiaramente questo ed è apparsa anche sul cartaceo, ma sicuramente sulla prima pagina online di Repubblica, non vorrei sbagliarmi, è questa. Se è una notizia che sembra banale, ma a mio parere fotografa esattamente cosa significa mettere all'asta le concessioni. Se verranno messe all'asta le concessioni, c'è un'elevata probabilità che debba spostarsi, chiudere un ristorante che si trova un po' di chilometri qua, no, diciamo anche il nome, tanto era sulle pagine, ed è il ristorante di Uliassi, è a Senigallia,
ed è uno dei 13 tre stelle italiani. Ecco, intorno a Ugliassi, come a qualunque ristorante tre stelle, ma anche due stelle, però tre stelle, c'è una cultura, è un patrimonio, e non solo appunto familiare, perché quello stabilimento balneare, quel ristorante venne aperto dal padre di Mauro Ugliassi, adesso ci lavora lui, la sorella, la famiglia, ma in cucina ci sta già lavorando anche un figlio di sicuro, non so se altri, comunque un figlio. Quindi è distruggere, demolire un patrimonio culturale, un patrimonio turistico, perché essendo un tre stelle, uno di quei ristoranti che non ci vai perché sei di passaggio, no? Per le guide Michelin, il ristorante tre stelle, il ristorante per cui tu vai apposta in quella località, ti fai magari 200-300 chilometri, ma vai apposta lì, poi magari femminile. Quindi ecco, questo evento, o meglio evento, il rischio che si verifichi questo evento, che lui dall'intervista si vede che sta affrontando con grande freddezza e calma zen proprio, comunque questo evento esemplifica cosa vorrebbe dire mettere all'asta le concessioni, perché lui ha concessione più ovviamente ristorante. Ora, non è che qua la Riviera Marchigiana sia un tre stelle dietro l'altro, nelle Marche lui è l'unico, se non sbaglio, quindi però è molto significativa di che cosa significa mettere all'asta le concessioni e come mettere all'asta le concessioni non sia un fatto che riguarda solo chi sta in cucina o chi sta al banco o chi distribuisce ombrelloni e sdraio. È qualcosa di molto più profondo che incide su tradizioni, equilibri e patrimoni locali, su un capitale sociale e culturale. Assolutamente, assolutamente, anche perché poi, come ci siamo detti precedentemente alla puntata in preparazione, i turisti sicuramente non distinguono magari un alimento di tradizione culinaria italiana piuttosto che un cibo appunto turistico, quindi è chiaro che la distruzione della tradizione è a 360 gradi. E fortunatamente, questo mi piace sottolinearlo, invece è passato la legge sul divieto di carne sintetica. Questa è una cosa che personalmente trovo molto positiva. E, Umberto, tu che cos'altro ci vuoi dire? Ugliassi è un ristorante di pesce principalmente. Sì, sì, certo. No, scherzo. Umberto, tu cos'altro hai trovato interessante nella settimana? Beh, io farei due notazioni su questi due temi. Per quanto riguarda l'apertura della Meloni al MES, ecco, faccio solo una domanda tra virgolette provocatoria di cui non ho la risposta, ma ho trovato curioso che Moody's non abbia declassato l'Italia, cosa che sarebbe stato devastante in realtà per l'Italia, e contemporaneamente, a brevissima distanza, la Meloni ha aperto alla possibilità di firmare il MES. Ecco, mi sono chiesto, e chiedo a tutti voi, se secondo voi è una coincidenza o in qualche modo le due cose siano legate, cioè in qualche modo la Meloni abbia capito o le abbiano esplicitamente detto che o firma il MES o il governo viene spazzato via da una tempesta economica perfetta. Ecco. Questa è la prima, diciamo, domanda, così la prima notazione. Per quanto riguarda la direttiva Bolkestein e la questione dei balneari, ecco, io volevo solo così fare una riflessione sul fatto, al netto della questione della scarsità o non scarsità delle coste, no? questo cercare, diciamo, da azzeccagarbugli così uno spiraglio nella normativa europea che permette in qualche modo di salvare la situazione esistente, ecco, la mia riflessione è un po' più ampia, cioè secondo me in questo caso, come in altri legati, il vero problema è la compatibilità dei trattati europei con la sovranità economica nazionale, nel senso che
faccio riferimento in particolare al fatto che nel 2021 il Consiglio di Stato in qualche modo ha detto che poiché la normativa europea prevale su quella nazionale, dal 31 dicembre 2023 tutte le concessioni balneari sono da considerarsi non esistenti perché in qualche modo appunto prevale la normativa europea e quindi la proroga di un anno non è applicabile in quanto contrastante con la normativa europea. Ecco, il problema secondo me è un po' questo, cioè perché in realtà la nostra Costituzione stabilisce che la sovranità italiana appartiene al popolo e che sono possibili solo non cessioni, ma limitazioni e unicamente al fine della pace internazionale. E perché evidentemente i nostri padri costituenti pensavano alle Nazioni Unite e a organizzazioni per la pace internazionale. E quindi in realtà io mi chiedo, ma secondo me non sono siamo comunque entrati in un sistema in cui in realtà è avvenuto di fatto una cessione di sovranità anche in ambiti molto lontani dalla pace internazionale. E quindi il problema vero non è tanto se le coste siano un elemento scarso o non scarso e quindi se sia lecito o no applicare la direttiva Bolkestein. Il problema è che si è affermato un orientamento giurisprudenziale che è concorde nel diritto europeo prevalere su quello italiano e quindi di fatto in realtà questo significa aprire a una cessione di sovranità anche su materie che riguardano l'ordinamento interno, l'orientamento economico, eccetera. Sarebbe stato più costituzionalmente orientata una interpretazione che prevedesse il prevalere della normativa europea laddove in effetti riguardasse la pace internazionale o comunque così, situazioni riguardanti effettivamente un ordinamento internazionale. Però in questo caso siamo in un sistema che ha nella libertà di movimento dei capitali la sua ragione fondante e poi è giusto che siamo qua a diciamo difendere gli interessi nazionali, però di fatto siamo entrati in un sistema in cui la circolazione dei capitali è quasi un dogma e quindi è evidente che ora ci troviamo a subire una situazione che richiede effettivamente che il governo adegui la normativa italiana su quello che è comunque un interesse nazionale preponderante, perché il turismo, soprattutto il turismo legato quindi al mare, alle coste, è un elemento sicuramente fondamentale dell'economia italiana, in qualche modo venga aperto a questa circolazione di capitali e a questo intervento della competizione europea innanzitutto, per adeguare l'Italia alle esigenze del mercato, ma che, come in questo caso lo dimostra, le esigenze del mercato comunitario non sono quelle dell'economia nazionale. E però ci troviamo imbrigliati in una situazione che in qualche modo, per essere superata nella tutela dell'economia italiana, richiederebbe un ripensamento molto più profondo, che non cercare di capire se le coste sono sfruttate al 33% o meno, ma avrebbe messo in discussione questa, diciamo, capacità dell'Europa di entrare, sindacare, e quindi in qualche modo di appropriarsi della sovranità interna del paese e quindi della legittimità di un orientamento giurisprudenziale che in qualche modo avalla e permette questo. Ecco, diciamo, ci auguriamo tempi migliori per i giuristi italiani che vadano a reinterpretare in chiave costituzionalmente orientata tutta la normativa europea. Al momento, come hai detto tu, prova a riassumerlo, siamo praticamente alla distruzione degli stati-nazione in nome della circolazione dei capitali, quindi in nome dell'economia e della concorrenza, che poi quella è la struttura fondante dell'Europa di oggi. Ecco. Bene, signori, grazie. Sì, prego. Umberto Il Noce ha
iniziato il suo intervento ponendoci una domanda. Io volevo rispondere e rispondo affermativamente. Cioè, non è casuale quello che è successo per quanto riguarda l'acquiescenza, la condiscendenza di Giorgia Meloni al MES, e non lo è soprattutto se noi non siamo, dico noi come polis, non siamo mai appiattiti sull'attualità, ma cerchiamo di avere sempre, no, uno sguardo un po' nel medio periodo. Beh, il gioco che è stato fatto con la Meloni è stato questo: ti faccio vedere prima il bastone e poi la carota. Il bastone cosa sono stati? I due scandali che sono stati tenuti nel cassetto e tirati fuori dopo mesi, cioè l'affare Gianbruno e i due comici russi, che erano successi tempo prima, ma guarda che caso sono stati tirati fuori non simultaneamente ma quasi dopo mesi. E questo era il bastone: sta attenta a che cosa ti può succedere, nonché il messaggio intimidatorio lanciato dal buon Antonio Ricci, che ha detto: e questo è niente, non sapete cosa possiamo tirare fuori. Questo era il bastone. E poi, giustamente, come diceva Del Noce, l'avvocato Del Noce, la carota, cioè guarda che se fai la brava, se vai avanti a occuparti di cose assolutamente insignificanti, tipo i centri in Albania, tipo patti strani con i tunisini, se vai avanti a far così, ecco, allora noi non ti tiriamo un'altra bastonata, ma ti facciamo vedere che possiamo essere buoni. Quindi la mia risposta alla domanda è no, non è una coincidenza, ma è una strategia a tenaglia. No, poliziotto buono, sotto, così torniamo all'argomento iniziale, il poliziotto buono è quello cattivo. Prima si è fatto avanti quello cattivo e dice: sta attenta che ti può succedere di questo, ma ti distruggo la vita familiare, la reputazione, tutto. Poi è arrivato quello buono dicendo: no, ma lui è cattivo, io invece ti do una mano. Ma dobbiamo sapere che le quotazioni, le valutazioni delle agenzie di rating possono variare molto rapidamente. I mercati finanziari, giusto, stanno attentissimi a quello che dicono le agenzie, cioè quello che succede è causato, non è previsto dalle agenzie di rating. Questo lo dicono tutti gli studi, le agenzie di rating non registrano quello che è accaduto e che sta per accadere, ma producono quello che sta per accadere, che vogliono che accada. Non dimentichiamoci che sono istituzioni private, e andiamo a vedere le proprietà di queste organizzazioni. Assolutamente, assolutamente. Anzi, grazie, diciamo, per questa risposta, che sicuramente aiuterà anche i nostri spettatori a unire i puntini, perché poi è importante, degli scandali abbiamo parlato nelle scorse puntate, quindi è giusto richiamarli. E ne approfitto per ricordare che comunque la questione MES e patto di stabilità sicuramente sarà un argomento che ci riguarderà sicuramente fino alla fine dell'anno, perché la questione patto di stabilità dovrebbe concludersi entro dicembre. Prima però, dice Giorgia Meloni, pensiamo al patto di stabilità, quindi lo analizzeremo senza dubbio nelle prossime puntate. Per oggi direi di chiudere qui, e quindi ne approfitto per salutarvi. Grazie mille. Grazie a tutti, grazie per l'ascolto. E un saluto anche ai nostri spettatori. Ci vediamo la settimana prossima.